San Vito in terra d'Otranto si prepara a rivedere tempi molto più lontani di quando sorse questa chiesa, improntata al barocco pugliese. Per retrocedere all'impero romano bisogna studiare l'itinerario sul copione. Il cerone è come un unguento da palombari dei secoli. La sacra rappresentazione a cui assistiamo non si recitava da 19 anni. Pepli scendono dagli attaccapanni, si vestono angeli nuovi. Un diavolo novecentista fissa le fiamme con occhiali affumicati. Salda sia la corona del santo. Eccolo a Roma, chiamato da Diocleziano imperatore. A ciò gli guarisca la figlia Ossessa. Solo l'altissimo ha tal potere, replica l'adolescente. L'imperatore gli offre in compenso anche il trono, ma offerte terrene non tentano i convertiti al Vangelo. Rabbia del diavolo mentre suonano le parole in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A tali parole si è accasciata Artemisia, figlia di Diocleziano. Miracolo, riapre gli occhi, è salva, abbraccerà la vera religione. Ma proprio per questo San Vito pagherà il suo miracolo col martirio.